Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Eccoci spuntare fra le fresche frasche, siamo a Milano, siamo lungo la Via Givanese, tra Milano e Corsico. Con noi Hermes, nuova conoscenza per tutti, ragazzo molto sportivo, è il nostro Frank Diamond che già tutti conoscete. Insieme a noi Paolo Rusconi alla camera e andiamo a vedere cosa troviamo qui. Sicuramente ci saranno pochissime cose, siamo qui a Porto. Cari amici, nuovo ingresso, come avete appena visto, insieme a Paolo Rusconi e agli amici che vi presenterò ora. Come vedete, questa è la ex Richard Ginori, siamo tra Milano e Corsico, città metropolitana, e come potete vedere qui l'Expo non è passato, le Olimpiadi non sono passate, ma chiediamo due cose a un nostro amico qui con noi, Hermes, cittadino della zona. Sì. Ciao Hermes, ti faccio una domanda, poi di tu quello che vuoi. Sì. Questa struttura da quant'è che la conosci così? Allora, da circa 3 anni l'ho trovata proprio per caso, perché è molto imboscata fra le piante. Stavamo facendo sport qui nel parco Expo Ginori, è finita la pallina qua dentro per puro caso, siamo venuti a recuperarla e abbiamo trovato questa situazione veramente degradante, ai limiti comunque della decenza. Esatto, ma sì. Fra l'altro non è l'unica situazione della zona e non è neanche una struttura in sicurezza, perché siamo entrati tranquillamente. Qui vicino passano i bambini, passano le donne, i ciclisti, i pedoni. Qui la via a fianco al naviglio che vedremo dopo è pedonale e ciclabile, quindi è una situazione dove un bambino può scappare dentro, e a parte chi può trovare, e come potete vedere qui per notti le persone che ci stanno ci sono, ma si può anche fare del male con le strutture che chiaramente, essendo vetuste e pericolose, possono creare danno. Ma continuiamo, andiamo avanti insieme a Paolo Rusconi, andiamo a vedere anche i piani alti, seguiteci. Thank you.
cari amici satanisti o pseudotali che frequentano sto posto, addirittura hanno lanciato le feci utilizzando delle carte, delle robe sulle pareti. Non vi racconto l'odore, meglio per voi che non lo sentite. E questa è Milano 2021. Lì troviamo addirittura numeri di telefono segnati con gli operatori anche scritti, non si sa mai che pagano l'addebito. E qui troviamo addirittura delle picconate che indicano una faccia satanica. Qui troviamo anche una tettoia con delle scritte, come possiamo vedere, che si apre in questo modo e si usa per coprirsi in caso di pioggia. E gliela lasciamo qua per terra. Come vedete sono già predisposti tutti gli agganci, guardate, questi sono lacci di cuoio di scarpe, eccetera. Ma Frank, soprattutto vorrei capire, tanto che anche se vai in alcuni locali dopo il Covid non ci sono più i posaceneri, il tabagismo, eccetera, guarda qua che bel cerchio di posaceneri, tutti a fianco alla tettoia qua di plastica, con di fianco addirittura dei portafogli probabilmente rubati e bottiglia d'urina che non manca mai. E grazie alle immagini di Paolo Rusconi con la sua nuova camera molto particolare e professionale, abbiamo potuto notare anche che quel posto dove eravamo stati prima, visto da lontano, ha una rappresentazione di un corpo femminile, cosa molto strana visto tutti i simboli satanici. Ma fra l'altro vorrei evidenziare una cosa che ho già evidenziato in tre posti differenti, e chiedo a Paolo se mi segue e si mette qua dietro di me. È già la terza che mi capita di trovare una croce rovesciata così, ed è la terza che troviamo in giro. Chi orecchie per intendere intenda, si faccia la sua idea, io la mia me la sono fatta. Stiamo continuando questa passeggiata educativa culturale sul trash nella città metropolitana, sempre Milano Corsico, Ricercino Ari. Una volta facevano cessi, come ha detto qualcuno, non diciamo chi, la situazione è più o meno uguale. Frank, racconta un po' ai nostri amici quello che hai visto anche tu, i graffiti, tutto quello che c'è. Qui sembra tutt'altro che non occupata, anzi abbiamo trovato addirittura delle rose fresche inserite in un tubo che non vogliamo capire forse il significato. Forse portano anche sfiga, non è che c'è qualche morto qua. Abbiamo trovato addirittura accendini appena utilizzati, quindi che fanno capire. Scarpe da donna. Esatto, scarpe da donna, da bambini. Sembra molto abitata. Ecco, il mio grande dubbio, faccio una domanda a lui che è un cittadino che abita qui vicino, ma è possibile che vicino a una pedonale, uno spazio così grande, non serva a nessuno? Beh, effettivamente la ditta è chiusa da più di 20 anni, e la fabbrica è stata completamente abbandonata, anni fa si poteva anche recuperare, adesso penso che si possa solamente buttare giù con la dinamite, quindi altre soluzioni non vedo, almeno comunque se si potesse almeno recintare per evitare che si occupi e che si combini quello che succede qua dentro. Ecco. Ecco, chiaramente diciamo ai politici che ci stanno sentendo e alle istituzioni, il recinto è sempre l'ultima ratio, nel senso che ci sono associazioni sportive, associazioni comunque di cittadini, ci sono cittadini che dormono per strada e che magari avrebbero bisogno di un posto regolare, ma riconvertiamo tutte queste aree qui, ma vogliamo veramente presentare le prossime Olimpiadi invernali dicendo Santa Giulia, e questo non c'entra ma ve la dico, Santa Giulia, stiamo riqualificando tutto, e qui che cos'è? Terra di nessuno? È serie B, C, D, F, Africa abbandonata? Comunque venite a vedere cosa abbiamo trovato, che poi vi date un'idea da solo. Beh, andiamo a vedere sull'angolo cosa c'è, a parte tutti i graffiti. Vasea Florea, Florea, questo è sicuramente qualcosa di rumeno, ma quello che mi ha stupito qui è che ci sono delle rose. Di solito si mettono per i morti, non so che cosa è capitato qui, Ma proseguiamo, la tua ripiglia. E questo è un angolo che dà proprio sul naviglio.
come potete vedere, immondizia, schifezze, posto vissuto, chiaramente bottiglie, lattine, writer e anche forse donne e bambini, perché abbiamo trovato scarpe da donna, scarpe da bambino che sicuramente qui non arrivano per caso. Ma la struttura non termina qui, in realtà sì, perché c'è un cancelletto, peccato che è stati tagliati tutte le serrature, si apre e chissà cosa troveremo. Andiamo? City Report!